Ilaria e Adriana alla regia. Buongiorno a tutti. Oggi siamo con Francesca Ruglio. Buongiorno. Per la 11ª puntata di Sardegna Sacra on the road. Oggi siamo a Telti, però ci sposteremo, ora tra un po' lo vediamo. Oggi siamo a Telti, quindi ci troviamo in Gallura e vi mostreremo una Gallura sicuramente diversa da quella che conoscono la maggior parte delle persone, ma vi mostreremo quella che è la Gallura autentica. Giusto Francesca, cosa esatto. Facciamo oggi? Diamo una piccola anticipazione. Esatto, siamo, come hai detto tu, nel comune di Telti, nelle campagne e in particolare in località San Bacchisio. Faremo una piccola escursione qui nelle montagne che vedete alle nostre spalle. E osserveremo quindi la natura, la vegetazione, però parleremo anche un po' di tradizioni, delle tradizioni galluresi. Grazie. E poi nella seconda parte della puntata ci spostiamo un po' da Telti, giusto? Ci sposteremo, sì, a circa una ventina di chilometri ed andremo a vedere gli olivastri millenari di Luras. Chiaramente, come sapete, io sono archeologa, quindi passiamo a Luras e quindi visiteremo anche i famosi dolmen di Luras. Famosi chiaramente per chi è più addentro nella materia e probabilmente saranno una sorpresa per chi invece non sa cos'è un dolmen, per esempio. Ma lo spieghiamo tutto questo dopo la sigla. Come vi avevamo anticipato poco fa, ci troviamo presso la chiesetta di San Bacchisio a Telti. Quindi a questo punto vorrei chiedere a Francesca di raccontarci qualcosa su questa chiesa. Allora, siamo di fronte all'ingresso della chiesa. Come potete vedere è fatta interamente in granito. Questa chiesa sicuramente era di origine medievale. Poi durante il corso dei secoli ha subito naturalmente diversi restauri fino ad arrivare a quello che vedete oggi. Fino a una decina di anni fa più o meno la chiesa era completamente intonacata. Adesso per fortuna dopo gli ultimissimi restauri possiamo vedere benissimo naturalmente la bellezza del granito e insomma anche i restauri che sono stati fatti alla fine dell'Ottocento. Se guardate attentamente vedete che c'è proprio uno stacco tra la parte poco sopra la porta e poi l'ultima parte che è stata aggiunta in uno degli ultimi restauri. Questo posto è particolarmente venerato dalla popolazione locale, come potete vedere dai numerosi tavoli che ci sono qua nei dintorni. In questo posto si tengono praticamente tre feste all'anno. Le feste campestri sono anche una caratteristica della Gallura, della nostra ospitalità, infatti a queste feste occorrono veramente tantissimi visitatori. La prima festa si tiene la seconda domenica di maggio, mentre le altre due la prima e la quarta domenica di settembre. Naturalmente in queste feste non può mancare il pranzo che è offerto a tutti i partecipanti. Mi dispiace per te Ilaria, ma purtroppo non è esattamente un pranzo vegetariano, come potete immaginare, è a base di carne che viene preparata dai tre comitati e viene offerta veramente a tutti quelli che partecipano. Naturalmente un bollito, poi insomma formaggio rigorosamente locale, dolci, caffè e nel pomeriggio non può mancare il ballo. Di solito c'è un fisarmonicista, quindi nella piazza che poi Adriana vi farà vedere, lì si balla per tutto il pomeriggio, il ballo bello. Liscio e poi non può mancare lo scottis, che è il ballo tradizionale della Gallura. Vi ripeto, questa festa è particolarmente sentita dai teltesi, ma non solo, veramente c'è gente che viene qui da tutta la Gallura. Infatti durante gli anni è stata costruita anche una cucina che poi vi farò vedere, dove ci sono dei paglioli enormi dove si cucina il pranzo. Quello che vi volevo dire è che il culto di San Bacchisio è presente solo in Sardegna. In Gallura è presente a Telti e a Tempio Pausania, mentre le altre chiese dove si trova San Bacchisio sono presenti nella zona del Morese. Infatti
anche per questo che forse è sentito come una cosa che appartiene esclusivamente, praticamente solo alla Sardegna. È talmente venerato che mia madre, quando era incinta, si è invocata a questo santo, quindi io come secondo nome all'anagrafe sono Francesca Bacchisia. Dai! Credo di essere veramente una delle poche in Sardegna a portare questo nome. Attenti, siamo in tre, non so se c'è qualcun altro in Sardegna, non so, fateci sapere. Perché è veramente un nome particolare, di solito si dà ai maschi, però ci sono anche dei casi di Bacchisia femmina. Andiamo a vedere anche l'interno? Sì. Entrare, mi raccomando, così se c'è qualcuno non lo disturbiamo. Bussare tre volte. Il santo al centro, naturalmente San Bacchisio, sulla destra c'è San Diego e la Madonna sulla sinistra. Siamo all'interno dell'abside, come potete vedere, durante l'ultimo restauro è venuto fuori che anche l'abside è ricoperta di mattonello in cotto. È stata una bellissima scoperta. Allora, siamo all'interno della cucina. La cucina, come potete vedere, è nuova, però è stata costruita con l'aiuto di tutti i membri del comitato, gratuitamente, naturalmente. Questo è un bellissimo mobile, come potete vedere, è pieno di cassetti ed è uno di quei mobili che venivano usati nei negozi anticamente, quindi in ogni cassetto c'erano le vivande e dall'altra parte c'era il vetro. E noi abbiamo pensato di riutilizzarlo e di mettere questi cartelli in gallurese, rigorosamente, dove c'è scritto il contenuto. Forchetti sono le forchette, i trudi sono i cucchiai, i trudi paltusati, lo sapete cosa sono? No. Le spumarole, quelle con i buchetti, i tuorli, le tovaglie, tazzi, zucchero, friabuchi, lo sapete cosa sono i friabuchi? Friabuchi, I fazzoletti, esatto, sciuamani, gli asciugamani. E i pannetti che sono i grembiuli. Se venite alla festa vedrete che naturalmente tutti i membri del comitato sono dotati di grembiuli e passano per i tavoli a servire. Sempre nelle cucine, Francesca appunto mi aveva detto vi faccio vedere i paioni giganti, ma onestamente non pensavo che fossero così grandi. Beh, come vi ho detto, questa festa è molto sentita non solo dalla popolazione locale, ma anche dai paesi circostanti. Arrivano veramente tantissime persone, spesso più di 1000, quindi potete immaginare, bisogna prepararsi, cucinare un po' di roba. Questa è un'altra particolarità della Gallura, questa casetta che vedete di fronte a voi si chiama Lucchia Pittu ed è una sorta di cimitero collettivo che veniva probabilmente utilizzato fino a qualche secolo fa, probabilmente, per le sepolture dei morti della zona. Stiamo salendo, abbiamo visto questa bellissima lavanda che è già fiorita. Francesca, quali altre erbe ci sono in questa zona? Tipo Le erbe officinali? vedremo assieme come erbe officinali, vedremo anche l'elicriso e l'erba gatta, che ha il suo inconfondibile e forte profumo. L'erba gatta vi consiglio, quando andate in giro, di non strappare le piante, di sfregarle leggermente e poi sentirne il profumo dalle mani. Stiamo continuando a salire sul Monte Saurru e questo sentiero è
tantissimo di queste meravigliose sughere, vero Francesca? Raccontaci qualcosa. Sì, ci troviamo praticamente dentro un bosco di sugheri, lecci. Le sughere sono uno dei miei alberi preferiti, sia perché hanno questa maestosità e imponenza con i loro alberi ricoperti di questa corteccia, sia per la loro forza di rinascere nonostante ogni 10 anni circa venga estratta la loro corteccia. Quindi anche un messaggio veramente forte dalla natura. Vi invito a guardare questo profilo che è bellissimo, il profilo sulla corteccia che ricorda un anziano dormiente. Alcuni di questi alberi sono anche secolari, forse anche plurisecolari, assolutamente, vero? Molti di questi alberi che vediamo sono fortunatamente sfuggiti, scampati alla, naturalmente al taglio che c'è stato nell'Ottocento, quindi molti di questi che vediamo si sono letteralmente salvati dal taglio del legname di quel periodo. Siamo quasi per arrivare alla grotta dove ci porterà Francesca e ci siamo fermate a vedere questo magnifico panorama. Allora, di fronte a noi si vede benissimo l'isola di Tavolara e sulla sua destra l'isola di Molara, mentre invece sulla sinistra la piana di Olbia è praticamente un po' riparata da Montepino, che è la montagna che vediamo qui sulla sinistra. Ancora di più sulla sinistra sono sempre le pendici di Monte Saurru, che è il monte che è qui sopra, è la cima di questa zona. Come potete vedere, se osservate bene nella vegetazione, si vedono i resti di diversi stazzi. Siamo nel pieno della Gallura, quindi nel pieno della civiltà degli stazzi. Si vede la chiesetta laggiù e poi anche alcune cave di granito. Fortunatamente quella bella cima che c'è sulla sinistra è stata risparmiata dai lavori di estrazione del granito. Ci siamo arrivate, sembra davvero un posto fatato, credo che chiunque guardando queste rocce, questi graniti che qua in Gallura formano delle sculture naturali incredibili. Ecco, c'è il ghiaccio che si sta sciogliendo. E quindi insomma un posto che ispira, vero Francesca? Assolutamente. Essendo cresciuta qui, in questo paesaggio bellissimo che vi ho fatto vedere, non lo so, tra racconti dei nonni e la mia immaginazione ho questa passione della scrittura e quindi ho scritto dei racconti in gallurese. Questo è la Muschitta Malignona, vi faccio vedere una foto. Le illustrazioni non sono le mie, ma sono di Liliana Pinducciu, che è un'artista di testi molto brava, come avete modo di vedere se volete dare un'occhiata alla pagina La Muschitta Malignona. Se volete vi leggo giusto un pezzettino per farvi sentire anche un po' di gallurese. Sì, e poi ce lo tradurrà ovviamente, perché insomma il gallurese è anche un po' diverso dal resto del... Una volta i limonti d'Ultana, li custodi erano tutti abitati. No come avà, chi non va più nessuno e le case ne sono tutti valendi. All'umbra di Monti Saurru, in mezzo agli zuari e all'udastri secolari, vai a stazzi e vai a ienti. In mezzo all'odore di laburedde e di l'alcumissu, vai a bistiamo e utalizia. Vai a cionfra, quando li custodiali zaunia negli stazzi a fa conti la sera, palchettando lo gusto più manno, era sta in sembi.
La cosa curiosa, però, di questi tempi, sono i conti che facevano i manni di un ribuso che vera soluchì in Monti Saurru, la moschitta malignona. A cano la conniscia, la moschitta malignona li podia pare una mosca caddina cassisia. Figliulendi la beppe, però, si dia che ia lo capo d'una passona con i pili longhi rui e la bucca manna parredì più che podia. Penso che canto ha riso la moschitta malignona non abbia riso nessuno. Questa è la moschitta, no? L'illustrazione di Liliana è fantastica e si tratta di un esserino inventato che abitava qui nei monti della zona di Monti Saurru. Un giorno i carbonai, facendo legna, sono andati proprio a tagliare un albero dove si rifugiava la moschitta. Fatto sta che questo esserino malefico ha iniziato a combinarne di tutti i colori nella zona, quindi stravolgendo la vita degli abitanti che allora risiedevano qui, non solo, anche di tutta la Gallura. E poi non vi dico altro, altrimenti poi non leggete il libro. Grazie, bellissima. Il sorriso, la risatina malefica della moschitta. Adesso ci prepariamo per tornare giù e per riprendere il nostro itinerario di oggi. Quindi la seconda tappa è gli olivastri millenari. Con tutto questo granito non potevano mancare le cave, giusto? Esatto, le cave qui nella zona di San Bacchisio erano attive fino agli anni 90 più o meno. Le persone impiegate erano soprattutto dalla zona di Priato, che è un paesino qua vicino, e come potete vedere, se osservate le rocce, si vedono ancora delle parti in cui venivano fatti i tagli. Un'altra pianta molto particolare che mi piace molto è il corinoli, che in gallurese si chiama lulisandru. È commestibile, me l'ha insegnato mia nonna, va un po' ripulita e poi ha un sapore quasi di sedano. In effetti veniva usata poi anche nell'antichità per aromatizzare zuppe e minestroni. E le sorprese non mancano neanche scendendo, no? Qua è pieno di luoghi incredibili come questa. Sì, qui è pieno di cavità naturali, grotte oppure conche. Questo è un esempio di una caratteristica conca abraicata, dove si trovano dei muretti per delimitare la conca, che può essere usata sia come abitazione per le persone, come sicuramente è accaduto in antichità, sia come rifugio per gli animali oppure come pagliaio. Io mi trovo esattamente sui gradini che collegano questa conca ad un'altra conca che troviamo qui sulla sinistra. Siamo arrivate a Luras, ci troviamo esattamente di fronte al lago dell'Iscia, che è dall'altra parte, e sull'altra sponda c'è il comune di Sant'Antonio. Da questa parte andremo a visitare gli olivastri millenari, detto anche olivastro di Carana, perché si chiama così la località, oppure di Santu Baltolu, che sarebbe la chiesetta alle nostre spalle. Anche se c'è sempre un po' di fresco, però è una giornata meravigliosa. Io personalmente sono venuta tante volte, però ogni volta che vengo è una grandissima emozione, perché non capita tutti i giorni di fare visita, dico proprio fare visita perché per me è come se fosse una persona, a un essere vivente come questo che abbiamo alle nostre spalle. Non so se riuscite a vederlo.
Tra un po' li vedremo e potrete vedere la meraviglia di questa famigliola. Io la chiamo una famiglia perché non è solo uno, ma ce ne sono diversi. Poi li vedremo assieme. Davanti a noi c'è uno degli alberi monumentali più importanti della Sardegna, ma credo di tutta Italia e di tutta Anche Europa. d'Europa. Esatto, è uno dei più antichi, si dice che la datazione sia tra i 3.500 e i 4.000 anni. Naturalmente, poi lo vedremo, è costituito da tutta una sorta di ramificazioni che ormai sono protette da questa recinzione. Sono protette perché ricordiamoci che quando visitiamo gli alberi, ma qualsiasi albero sia, sarebbe più corretto non camminare o non sostare troppo sulle radici, è per questo che è stato protetto. Però ho delle bellissime foto di quando ero piccola sotto alle chiome di questo albero in tutto il suo splendore. Stava dicendo Francesca, questa è una famigliola, quindi qua siamo al cospetto di un altro membro di questa famiglia. Esatto, come potete vedere qua riusciamo ad avvicinarci fino al tronco e a stare sotto questi rami maestosi e possenti. Come vi abbiamo detto è un olivastro, quindi non è un olivo domestico, crescono spontanei in tutta la Sardegna e qui abbiamo la fortuna di ammirarne degli esemplari veramente monumentali. Alle nostre spalle c'è la diga dell'Iscia, che poi avremo modo di ammirare dalle foto di Adriana. Veramente è incredibile pensare quanto sono vecchi questi alberi. Vabbè, qua ci sarebbero tante riflessioni da fare, no? Anche sul tempo, sulla nostra vita, ma non mi voglio dilungare tanto perché, insomma, lo sapete come la penso su queste cose. Ne abbiamo parlato anche l'altro giorno a Martis, che abbiamo parlato di milioni di anni, ma insomma, anche questi alberi non scherzano a ridimensionarci un pochino, no? Anche nel nostro rapporto con la terra e con la natura. Ebbene, siamo arrivati praticamente alla fine di questa visita e fra poco salutiamo Francesca che ci deve lasciare e quindi prima di salutarla io volevo chiederle, insomma, di parlarci un po' di più della sua attività e delle sue escursioni, quindi le escursioni che potete fare qua nella zona della Gallura, ma anche oltre probabilmente, insomma, parlacene tu, Francesca, che è meglio. Grazie Ilaria.
Vabbè, vorrei parlarvi principalmente di una nuova attività che stiamo proponendo insieme alla mia amica Efisia Pisano, che oltretutto conosci. Ultimamente, da quasi un anno ormai, proponiamo dei Meditrek, che sarebbero dei trekking con meditazione. Lei è un'operatrice olistica, insomma, esperta di meditazione, di medicina tradizionale cinese, e quindi abbiamo deciso di collaborare e proporre dei trekking alternativi, dove oltre alle passeggiate e alle immersioni nella natura, facciamo degli spazi dedicati alla meditazione, quindi anche all'introspezione personale. Bellissimo. Sì. Il quindi prossimo, vi aspetto. Il prossimo sapete sarà, già. Sarà tra 2 settimane. Naturalmente siete invitate, vi aspetto. Grazie. Quindi se volete partecipare, contattate Francesca, ci saranno i suoi recapiti poi nella descrizione di questo video. Bene, allora adesso noi proseguiamo per l'URAS, dove andremo a vedere i dolmen. Ringraziamo Francesca per questa bellissima escursione di stamattina, per aver condiviso con noi anche la visita a questo che si può definire a tutti gli effetti un vero santuario della natura. E speriamo di rivederci presto. Grazie a voi ragazze e vi aspettiamo presto. Buona giornata, buon proseguimento. Ci siamo sempre a Luras, molto vicino al paese, e come conclusione di questa puntata non poteva mancare la parte archeologica con la visita ai famosi dolmen di Luras. Luras appunto è conosciuta per i dolmen per un fatto curioso, infatti proprio sia all'interno che nelle immediate vicinanze del paese abbiamo ben 4 dolmen tutti ottimamente conservati. Questo è il primo che vediamo, è il dolmen Ciuledda, e come potete vedere è proprio un caratteristico dolmen, quindi ricordiamo cosa sono i dolmen. Per chi non lo sapesse, sono delle sepolture collettive, anche in questo caso monumentali, risalenti ai più antichi al Neolitico e poi anche al Neolitico, quindi terzo millennio avanti Cristo. I dolmen sono un fenomeno europeo, infatti troviamo dolmen molto simili in tutta l'Europa continentale, nelle isole britanniche, anche in Italia, Spagna, Francia e così via. Quindi diciamo che questo fenomeno del megalitismo europeo, i cui tratti più distintivi sono appunto i dolmen e i menhir, si diffonde anche in Sardegna, nonostante in Sardegna nel Neolitico abbiamo una forte tradizione funeraria legata all'ipogeismo, quindi alla realizzazione di sepolture scavate nella roccia che tutti quanti conosciamo come Domus de Janus. Quindi i dolmen sono i più antichi, sono anche contemporanei alle Domus de Janus, e poi questa tradizione prosegue anche nei secoli successivi, e possiamo dire che i dolmen siano in un certo qual modo gli antenati delle tombe dei giganti nuragiche. Infatti le tombe dei giganti nuragiche le possiamo proprio considerare un'evoluzione dei dolmen, e in particolare del tipo di dolmen denominato alle couvert, di cui un esempio molto importante è il dolmen di Ladas, che vedremo fra poco dopo di questo. Per quanto riguarda questo, vi invito a vedere proprio la tecnica. Qua siamo sul granito, quindi il dolmen è praticamente posizionato, potremmo dire, proprio su una piattaforma granitica. E come potete vedere è una camera funeraria di forma allungata,
in questo caso è allungata, in altri casi è un po' più, diciamo, poligonale, ma meno allungata, quindi formata da lastre messe in verticale a formare il perimetro della camera e poi un enorme lastrone monolittico che funge da copertura. In questo caso è veramente impressionante perché abbiamo un lastrone unico che si è conservato anche intero, veramente eccezionale. Siamo al Dolmen di Ladas. Come vi dicevo, la tipologia viene chiamata alle couvert con questo termine francese proprio che indica un corridoio, quindi allungato, coperto. In questo caso il corridoio funerario è lungo ben 6 metri. Anche qui vedete la classica tecnica dolmenica, quindi con i lastroni in verticale a delimitare le pareti della camera e i lastroni in orizzontale a coprire la camera. Pensate che uno dei lastroni di copertura di questo dolmen si estende per ben 15 metri quadrati. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa visita. Vi ricordo che qui a Luras ci sono altri due bellissimi dolmen da vedere, il dolmen di Bilella e il dolmen di Alsoledda, quindi se venite da queste parti, mi raccomando, visitateli tutti e quattro. Oggi non riusciamo a farvi vedere anche gli altri due, e così lasciamo anche un pochino da Suspense. scoprire. E siamo arrivati anche alla fine della nostra undicesima puntata. Quindi vi ringraziamo per averci seguito. Vi diamo appuntamento come sempre domani mattina alle 8 e scoprirete dove siamo. E ringraziamo tutti i nostri sostenitori, tutte le persone che ogni giorno ci guardano e commentano, tutte le persone che condividono i video per far conoscere il nostro progetto e la Sardegna soprattutto a più persone possibile. E vi ricordo che per sostenerci si può fare una donazione in denaro e riceverete in cambio un voucher per partecipare a qualsiasi escursione o viaggio di Sardegna Sacra a vostra scelta nell'arco del 2021. Abbiate ancora un attimo di pazienza perché non ho ancora pubblicato il calendario della primavera-estate, ma lo farò presto. Oppure potete sostenerci anche acquistando le magliette e i gadget sponsorizzati da Damacocco con varie grafiche sulla Sardegna. Bene, per questa puntata è tutto, quindi vi salutiamo. Ciao! Ciao!